MSC Crociere Fashion Channel e io sono Gustavo, ci troviamo a bordo di MSC Grandiosa e siamo adesso al Ponte 15, cioè all'Atmosphere Tour. Oggi è una giornata meravigliosa, molto soleggiata, è vero che la piscina è molto affollata ed è piena di gente che si diverte. Ricordiamo sempre che all'Atmosphere Tour di MSC i leggini prendisole sono sempre ben distanziati gli uni dagli altri nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Inoltre alla piscina del Ponte 15 le attività di intrattenimento non mancano mai, si comincia la mattina presto con attività di risveglio muscolare, giochi interattivi, lezioni di ballo e molto altro ancora. Vi farò vedere una panoramica di MSC Grandiosa. Ci siamo avvicinati adesso a bordo piscina, sono quasi le 4 e la gente è a fare il bagno, chi ha pranzato al buffet, chi ha pranzato al ristorante, magari per chi vuole mangiare una cosa più al volo senza dover temporeggiare molto nel ristorante, predilige più il buffet magari anche soprattutto a pranzo, così che da potersi poi venire a rilassare qui in piscina alla Atmosphere Pool dell'MSC Grandiosa, dove oggi qui a Palermo è una giornata fantastica, molto calda, molto soleggiata, c'è però un po' di vento come potete sentire dal microfono. Però il clima è ideale, la gente è qui in piscina, si diverte, prende il sole, c'è gente che già sta a fare il bagno. I lettini infatti potete notare che sono quasi tutti occupati. Da notare questi lettini fantastici qui a bordo piscina che sono molto più grandi con questo materassino, dove si è praticamente con i piedi quasi nell'acqua, però ahimè, considerato il numero ridotto di questi lettini, vanno via sempre molto facilmente, per cui è difficile sempre trovarne qualcuno libero, soprattutto se la giornata è particolarmente calda. La piscina però è molto grande, anche nelle giornate in cui la nave è più affollata all'esterno, e comunque sia si riesce a fare il bagno in tranquillità senza invadere la privacy degli altri e viceversa. Siamo in questo momento attraccati al porto di Palermo, quindi la nave è ferma, tra un po' si ripartirà. A bordo piscina abbiamo anche delle docce per lavarsi e togliersi il cloro della piscina da addosso, così che da poi poter rientrare già in cabina più puliti e poi ci si riprepara gli stessi per la serata a tema che c'è ogni sera sulla nave. Noi abbiamo il maxi schermo utilizzato per fare giochi in piscina, giochi per le famiglie, per i più piccoli, ma anche per i più grandi, dove ci si può divertire, ci si può sfidare e mettersi in gioco durante la propria vacanza in crociera a bordo di MSC Grandiosa. E nel frattempo che i passeggeri di questa meravigliosa nave si divertono e si rilassano a bordo della piscina e nelle piscine, nelle idromassaggio esterne alla nave, e noi ci trasferiremo in un'altra zona di questo Ponte 15 per esplorare un'altra parte della nave. Eccoci all'Atmosphere Bar di MSC Grandiosa, il personale è sempre molto gentile ed accogliente, purtroppo le norme di sicurezza anti-Covid non ci permettono di poterci accomodare qui al banco per acquistare bere e drink, infatti come potete notare gli sgabelli sono
occupati dal divieto di potersi accomodare. Però comunque sia c'è la possibilità di poter ordinare sia qui al bar, ma poi consumare magari sulle sdraio a bordo piscina, oppure passano i camerieri del bar a prendere ordinazioni e quindi servirle successivamente ai tavoli che si trovano ai lati della nave, destra e sinistra, al coperto e quindi anche al fresco, e quindi in questo caso ci si può stare a rilassare senza avere il sole in testa e godersi un bel drink a bordo piscina. Siamo saliti di un ponte, ci troviamo al ponte 16 e come vi dicevo sono ora le 4 e stanno iniziando i balli di gruppo. Qui ci si può divertire, ci sono giovani e anche grandi che vengono qui a divertirsi. Non è necessario saper ballare, non è necessario avere nessun tipo di preparazione perché qui insegnano sempre dai primi passi, per cui o si è maestri di ballo o si è perfettamente all'oscuro di ogni tipologia di passo di quest'arte e si impara con l'istruttore che c'è sul palco che cerca sempre di coinvolgere il pubblico più che si può per far divertire tutti, i più grandi ed anche i più piccoli. Da qui su si riesce a godere di una panoramica migliore, siamo più in alto, siamo un ponte più su, possiamo vedere tutto il ponte 15, la Safari Pool, abbiamo qui alla nostra destra il maxi schermo, ma qui al ponte 16 su questi due ponti laterali ci sono comunque sia i lettini per poter prendere il sole. La zona diciamo è un po' più riservata perché c'è più privacy, infatti vedete si trovano anche maggiori posti a sedere, quindi sui lettini. Più giù ci sono le piscine e quindi è chiaro che la zona è più affollata. L'istruttore che insegna ai partecipanti i passi in base per questa lezione di ballo pomeridiana che dura mezz'ora. Da notare sempre l'attenzione che MSC adotta per la sicurezza, infatti potete notare a terra ci sono questi bollini, questi segnaposto blu che indicano il posto dove ciascun partecipante alle attività di gruppo deve posizionarsi in modo tale da poter garantire sempre la giusta distanza interpersonale tra i partecipanti alle lezioni di ballo. Ricordiamo a tutti che noi domani mattina ci ritroveremo a Malta con nuovi video a bordo di MSC Grandiosa, perché ricordiamo Malta è un'isola fantastica, La Valletta, quindi già dall'ingresso al porto della MSC Grandiosa, ricordiamo che il porto di Malta ha un ingresso molto particolare, bisogna fare una manovra molto complicata, per cui il pilota che ci verrà ad assistere per la manovra d'ingresso e logicamente anche per la manovra di uscita ci mostrerà una delle manovre più difficili che vanno effettuate nel porto della Valletta, anche per il fatto che la MSC Grandiosa è una nave molto molto grande, ricordiamo che è lunga 331 metri per 46 o 47 metri di larghezza. Quindi effettuare manovre in un porto complicato con una nave molto grande è sempre molto difficile, per cui ci vuole sempre massima attenzione e massima dimestichezza, soprattutto anche una conoscenza molto approfondita dei fondali. Ma noi saremo assistiti per l'occasione dal pilota del porto della Valletta, quindi nulla da temere. Effettueremo la manovra di ingresso e di uscita in tutta sicurezza e noi ce la godremo insieme
dalla nostra cabina, dalla terrazza della nostra cabina situata al Ponte 14 sulla poppa della MSC Grandiosa. Una cabina molto particolare, molto molto bella, con un balcone un po' più grande rispetto al solito, ma soprattutto con una vista a scia meravigliosa che ci si innamora solamente a sentire il rumore del mare nel momento in cui si è affacciati. Poi, quando si rientra in cabina, si chiude il balcone e i rumori esterni non esistono più, i rumori del mare spariscono, ma con il letto situato proprio vicino al balcone basta avere la tenda aperta per poter vedere la scia del mare sotto di noi. Oggi dalla Safari Pool di MSC Grandiosa è tutto, io vi saluto, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, commentate e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le novità a bordo di MSC Grandiosa. Ciao a tutti!